prima di iniziare a raccontare quanto accaduto, è bene ricordare a tutti dove siamo e in che epoca siamo. Anno 2018. Eppure quando si leggono cose così sembra di essere in qualche paese sperduto nel bel mezzo del Medioevo. Incredibile e sconcertante episodio di omofobia quello avvenuto a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Il sindaco della cittadina vesuviana, Giorgio Zinno, ha infatti ricevuto minacce e proiettili da parte di ignote che hanno fatto capire chiaramente le loro intenzioni. Grida di mer, dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia. Il tutto con allegato due proiettili Magnum di 4 mm. Una minaccia sconvolgente, recapitata venerdì mattina, ma di fronte alla quale il sindaco non ha abbassato la voce. Immediatamente, infatti, ha presentato denuncia ai carabinieri, che hanno aperto le indagini a 360 gradi per trovare i colpevoli di un gesto così allucinante, tanto più perché la vittima non è un ragazzino indifeso vittima dei bulli di paese, ma addirittura il primo cittadino, e dunque una persona pubblica che non ha mai nascosto, anzi, tutt'altro, la sua scelta di vita. Continua a leggere dopo la foto, ringrazio tutti gli amici che mi stanno dando solidarietà e vicinanza in tutti i modi, ha scritto su Facebook il sindaco di San Giorgio a Cremano, in seguito ai tanti messaggi di solidarietà ricevuti, grazie a tutti. Dei poveri vigliacchi non potranno mai condizionare la mia azione amministrativa, le mie scelte politiche, né le mie scelte di vita. Sono fiducioso nelle forze dell'ordine. Andiamo sempre avanti. Qualche tempo fa, proprio Giorgio Zinno scrisse un lungo post in cui si diceva perplesso dalle dichiarazioni del neo ministro della famiglia Fontana, che aveva parlato di difesa esclusiva di famiglia tradizionale. Continua a leggere dopo la foto, anche all'epoca, il primo cittadino di San Giorgio a Cremano non esitò a replicare. La mia famiglia esiste, riferendosi all'unione con il suo compagno, dal ministro, parole omofobe. E pubblicò una splendida foto di lui e il suo compagno con tanto di arcobaleno. Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Napoli, si è sposato infatti nel settembre 2016 con il suo compagno Michele Ferrante. È stata la prima unione civile che ha coinvolto un sindaco gay. Continua a leggere dopo la foto, a celebrare l'evento fu la senatrice Monica Cirinna, cui si deve la legge che ha introdotto le unioni civili in due punti. È la prima volta che la senatrice Cirinna ha presenziato a un'unione civile. Si trattò di un evento simbolico, e anche per questo molto seguito a livello mediatico. 70 i giornalisti accreditati che hanno seguito la cerimonia, allietata dalle note di una violinista. Ad assistere al fatidico tra Zinno e il compagno c'erano oltre 400 persone. Ti potrebbe interessare anche